piace ai genitori il progetto del Comune di Perugia di esternalizzare le mense scolastiche e si annuncia battaglia. E un'altra trattativa che sembra veramente difficile è quella tra i genitori dei bambini che frequentano l'asilo a Perugia e il Comune di Perugia. Oggetto del contendere le mense e la spesa per le mense, cioè proprio il cibo, quello da mangiare. Giulia Monaldi. Si annuncia come un braccio di ferro, da una parte i genitori degli scolari più piccoli, dall'altra il Comune di Perugia, oggetto del contendere l'acquisto degli alimenti che i bambini mangiano a mensa. Finora ad organizzare la spesa e a coordinare il rapporto con i fornitori sono state le famiglie, che da 25 anni ormai esercitano una funzione di partecipazione attiva nella gestione del servizio. Il progetto di esternalizzazione del Comune prevede invece che venga tutto affidato a società esterne. Abbiamo garantito un elevato standard di qualità, selezionando i prodotti accuratamente perché ci mangiano i nostri figli. E non solo, abbiamo anche garantito un risparmio che con massima trasparenza è stato sempre reso contato e che per statuto e per convenzione deve essere reinvestito, e lo facciamo ben volentieri, nelle scuole. Quello che per noi è risparmio diventa il guadagno dei colossi della ristorazione che lavorano con i grandi numeri e, essendo fissa la quota che poi gli verrà corrisposta dal Comune, seppure in funzione delle presenze, comunque sia quel che avanzerà non verrà mai reinvestito nella scuola come oggi accade. Così l'associazione dei genitori ha chiamato tutti a raccolta a Perugia. Attualmente ogni famiglia spende circa 50 euro al mese per la mensa e si riescono ad acquistare prodotti a chilometri zero del nostro territorio, spesso biologici e provenienti dalle fattorie didattiche.